io porto il saluto dell'assessore provinciale Cinzia Tarcone, assessore alla cultura, che purtroppo per motivi familiari non ha potuto essere presente, che ci teneva a salutare tutta la cittadinanza corsicana, a ringraziare il curatore della mostra Mauro Papa e il comune di Grosseto. E vorrei soltanto dire due parole rispetto al fatto che questa mostra si inserisce in un progetto più ampio, che è quello di Maremma in contemporanea, di cui forse avete già sentito parlare, che è diventato un po' un collettore, diciamo, a livello provinciale di tutte quelle che sono le iniziative culturali che hanno come obiettivo quello di valorizzare l'arte contemporanea. Arte contemporanea di cui la mostra Città Visibile, già giunta alla quarta edizione, è un bellissimo esempio, laddove si intende per arte e per cultura il fatto che le persone che vivono in un territorio siano le protagoniste e sentano l'arte e la cultura come una loro espressione. Infatti in questo progetto sono coinvolte tantissime associazioni di tutto il territorio grossetano e della provincia grossetana. E questa mostra Città Visibile sarà presente a Cavagnano in Toscana e Massa Marittima, quindi lo spirito che è già stato ben rappresentato da chi mi ha preceduto, quindi non ripeterò quello che è già stato ben detto, diciamo lo spirito di questa mostra è un po' lo spirito che anche l'amministrazione provinciale deve portare avanti la sua politica culturale, di cui sicuramente la nostra Città Visibile è una delle eccellenze. Quindi buona visita a tutti.